Stefano Feniello non ce l'ha fatta. Da martedì sera è nella lista dei deceduti dell'hotel Rigopiano sul Gran Sasso. Il corpo del 28enne è stato ritrovato martedì sera senza vita tra le macerie della struttura travolta dalla valanga la scorsa settimana. La sua sfortuna è stata di ritrovarsi nel momento della slavina in un locale dove la neve è penetrata ferocemente fino a distruggerlo. Poco distante da lui c'era la fidanzata Francesca che lo ha sentito lamentarsi, poi il silenzio. La ragazza è stata estratta viva venerdì scorso e continua a chiedere notizie del suo Stefano. A riconoscere il corpo del giovane salernitano è stato il padre Alessio, mentre si preparava ad entrare nella sala mortuaria è svenuto. Troppa la tensione vissuta in questi ultimi giorni, tante le speranze che il figlio potesse uscire vivo da quelle macerie. Quando è arrivato il momento della verità, Alessio non ha retto ed è crollato dal dolore. Però si è dovuto alzare ed accertarsi che quel corpo privo di vita era del figlio. È stato riconosciuto dal tatuaggio che aveva alla gamba sinistra, la Statua della Libertà, e dall'orologio che portava al polso. Con Stefano sono state estratte altre vittime. Tutte erano nell'ambiente centrale dell'hotel, che è stato maggiormente colpito dalla valanga. Nel 2002 la famiglia Feniello lasciò Valva, in provincia di Salerno, paese d'origine del padre, per raggiungere Silvi Marina, in provincia di Teramo, paese della mamma dello sfortunato ragazzo. Due comunità che si sono unite al dolore della famiglia Feniello. Eravamo consci che con il passare dei giorni le possibilità di ritrovarlo in vita diminuivano, dichiara distrutto dal dolore il sindaco di Valva, Vito Falcone, ma la speranza di un miracolo c'è sempre stata. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare il suo ritorno. Ora nella piccola comunità si attende di conoscere la data dei funerali. Quel giorno, dice Falcone, proclamerò il lutto cittadino. Non faremo mancare la nostra vicinanza alla famiglia.